Analisi sulla partita, una partita che indubbiamente ragazzi cambia dopo l'espulsione di Cernicolo dopo 13 minuti con calcio di rigore assegnato dopo il check VAR da Massa per un fallo di mano, giusto ragazzi il fallo di mano, ma io non capisco veramente il rosso assegnato a Cernicolo, da lì poi bravo il Palermo a sfruttare con Brunori il calcio di rigore e trasformarlo facendo l'1-0, molto bravo poi il Palermo nella costruzione del secondo gol da Gomez a Diakité, da Diakité a Ranocchia e trova per l'appunto il gol del 2-0 che sembrava un po' una mazzata fredda per la squadra di Stroppa, che invece fa un primo tempo sicuramente sottotono, sicuramente in difficoltà anche perché non si aspettava di rimanere 10 uomini. Bravissimo il Palermo ad approfittarne e portarsi avanti di due gol. Ma un secondo tempo, un inizio di secondo tempo così bello della Cremonese e così tanto horror per il Palermo, sinceramente non me lo sarei mai aspettato. Perché la squadra di Stroppa, ragazzi, trova il pareggio in 2 minuti, prima con un gran gol di Castagnetti dopo una bella azione comunque della squadra di Stroppa con un tiro di coda fuori area, ribattuto male da Piacelli, Jonsen per Pichel, Pichel all'indietro per Castagnetti, Castagnetti tira molto bene e trova il gol ragazzi del momentaneo 2-1 dopo 1 minuto e mezzo, praticamente Massimo Coda, l'eterno Massimo Coda trova il 13° gol stagionale e riporta la squadra in parità, veramente un pareggio insperato secondo me a fine primo tempo per tutti i tifosi della Cremonese, per come stava giocando il Palermo, per come il Palermo comunque metteva in difficoltà la squadra allenata da Stroppa. Quando attaccava invece ha avuto la forza mentale e anche gli episodi e la qualità tecnica che conosciamo altissima della Cremonese di poterla addirittura riprendere e portarla sul 2-2. Mancano 10 secondi, credo che la partita finirà qua, credo che entrambe, che sicuramente entrambe sì, ragazzi spartiranno un punto che serve poco ai fini della classifica perché e la Cremonese va a quota 47 e il Palermo va a quota 46, rimane un punto di differenza in classifica, ha la grandissima occasione oggi il Venezia di portarsi a quota 48, quindi scavalcare entrambe e addirittura anche il Como che se dovesse battere il Parma alle ore 16:15 potrebbe anche lei andare a quota 48 punti e potremmo avere altri ribaltoni per quanto riguarda ragazzi la lotta per la promozione diretta in Serie A. Sinceramente dopo quel primo tempo non mi aspettavo che il Palermo potesse concedere 2 gol in 1 minuto e mezzo a una squadra che era in 10 uomini e che soprattutto aveva avuto un importante impatto psicologico in negativo per riguardante la partita, visto l'espulsione, visto i 2 gol sotto, invece la forza e la mentalità che la squadra di Stroppa hanno inciso e hanno portato al pareggio per l'appunto poi finale 2-2 facendo veramente una grande rimonta. E stanno finendo anche le altre partite con la Frappi che si vede annullare un gol ragazzi al 96esimo dopo check VAR, e la Reggiana ha fatto 0-0 col Brescia, brutta partita in cui la Reggiana ci ha provato di più nel secondo tempo. L'Ascoli sta vincendo per l'appunto contro la Feralpi, una partita molto sporca da scontro salvezza, per l'appunto ha annullato un gol adesso alla Feralpi, e il Catanzaro sta vincendo contro il Città a Cittadella, vittoria meritata secondo me per quanto fatto vedere dal Catanzaro. Il Südtirol batte il Bari fino a questo momento grazie ai rigori di Casiraghi dopo assegnato dall'arbitro in presa diretta. Ancora su Cremonese-Palermo, comunque una bella partita, molto molto godibile. Sarei stato curioso di vederla una volta che magari se le entrambe le squadre fossero state 11 contro 11. Sicuramente il Palermo deve avere un grande rammarico perché non vincere 11 contro 10 quando sei in vantaggio di 2 gol, questo tipo di partite che poi sono scontri diretti che determinano la classifica a fine anno per un grande sogno chiamato Serie A, sicuramente è una nota da annotare in casa a Palermo, anche da far riflettere Corini, perché non puoi permetterti di subire certe rimonte quando sei così avanti nel punteggio, soprattutto quando hai addirittura un uomo in più e la non capacità di trovare il terzo gol, di trovare il gol del 3-2 una volta avuto il pareggio, visto che la Cremonese ha pareggiato al 50esimo, rimane assolutamente un punto su cui deve migliorare la squadra siciliana. Pollice in su al video, iscrizione al canale, noi ci becchiamo a un prossimo contenuto. Bella ragazzi!